La pandemia non ferma il mondo del vino, che anzi riparte con fiducia. Alla Fortezza d'Abbasso di Firenze è la volta dell'anteprima del Consorzio Chianti, del Morellino di Scansano, che hanno portato in degustazione alla stampa 200 etichette in arrivo da circa un centinaio di cantine. Ma si riparte dalla forza delle aziende, si riparte dalla forza degli imprenditori, degli agricoltori che in questo periodo non hanno mai mollato, sono sempre andati avanti e non per nulla oggi presentiamo quello che è stato il lavoro durante proprio la pandemia, perché la produzione 2020 che praticamente inizia dal mese di gennaio con le potature per arrivare poi a settembre-ottobre con la vendemmia. Quindi questo è il lavoro di tante persone, di tanti agricoltori che comunque sono andati avanti nonostante le grosse difficoltà. Io dico sempre che quando si stappa una bottiglia di vino noi stappiamo un pezzo di territorio e quindi attraverso quella bottiglia di vino noi praticamente facciamo, diciamo così, una promozione a quello che è il territorio di origine della nostra denominazione, delle nostre produzioni. Diventa quindi fondamentale poter ripartire anche da un punto di vista turistico, far tornare le persone nelle nostre campagne, nelle nostre cantine. C'è sempre più attenzione nei confronti del vino, una delle anime più identitarie della Toscana. Vino che rappresenta sostanza, immagine e storie. E quella delle anteprime del vino è una manifestazione che è pronta a crescere già a partire dal prossimo anno. Lo ricorda la stessa vicepresidente della regione, Stefania Saccardi, determinata a rafforzare la brand identity del vino toscano. Io penso che una manifestazione come questa possa davvero diventare una sorta di Pitti del vino, siamo anche in Fortezza d'Abbasso, quindi direi ci dice bene. Penso lo possa diventare, penso che ci siano le condizioni e penso ci sia anche la sostanza, perché non basta solo fare una bella manifestazione, è necessario che si venda e si presenti qualcosa di valido, qualcosa di importante. Ecco, oggi vedo bottiglie, grandi bottiglie, vini fatti con grande accuratezza, vedo un grande miglioramento, anche crescita nella qualità. Ecco, io credo che questo possa collocare la Toscana veramente come una delle terre dei grandissimi vini e penso quindi che questa manifestazione possa acquistare, speriamo, in un periodo in cui il Covid sia un ricordo dimenticato, credo che possa darci la possibilità di diventare davvero una manifestazione di livello internazionale. Guardando al futuro, le aziende punteranno su sostenibilità, qualità, innovazione e digitalizzazione. C'è poi chi rappresenta un'esperienza modello da questo punto di vista. A Scansano, infatti, il Consorzio del Morellino punta proprio da anni su progetti che mettono insieme l'attenzione al paesaggio, al territorio ed all'ambiente. E io credo che nessuna denominazione più di noi, che siamo sicuramente la denominazione vitivinicola in Italia di sicuro più incontaminata che c'è in assoluto, dobbiamo preservare in tutte le maniere questa biodiversità, questa unicità e quindi gran parte dei nostri progetti appunto sono quelli di promuovere la sostenibilità più che il concetto del biologico fine a se stesso, quindi una sostenibilità a 360 gradi. Siamo stati tra i primi a cercare di rendere la nostra denominazione amica dei possessori di auto elettriche. Abbiamo lanciato nel 2019 un progetto che si chiama Morellino Green e ha reso l'area del Morellino da essere totalmente priva di stazioni di ricarica ad averne ad oggi oltre 12 all'interno di aziende e del consorzio stesso. E insieme ad Enel X, con cui abbiamo siglato una partnership alcuni mesi fa, tra le varie attività che sono in programma ci sarà anche quella di implementare, quindi potenziare il nostro progetto Morellino Green ed insieme dargli nuova linfa ed ampliare un po' il raggio, quindi creare nell'area nostra del Morellino veramente una zona d'elezione per chi viaggia in elettrico.